Ciao ragazzi, buona domenica, bentornati sul mio canale. Allora, visto che Natale si sta avvicinando a passi da gigante, mi sono portata un po' avanti. Faccio questo video perché ve l'avevo promesso, vi facevo un po' una panoramica sulle mie letture natalizie, che quest'anno saranno 5. Vedete un rigonfiamento lì nel letto e il Ringo che è sotto le coperte. Allora, saranno 5. Ne ho 4 fisicamente a casa e uno è in coda purtroppo in biblioteca, due persone davanti. Si chiama Natale con delitto di Dorian Gray. Dorian Hay si chiama l'autore. Ed è un giallo. Francamente mi sono trovata un pochino in difficoltà. Comincio ad avere un po' di difficoltà a reperire libri di Natale perché ne ho letti veramente, veramente tanti nel corso degli anni. E comincio un po' a insomma ad avere un po' di difficoltà più che altro a trovare dei libri interessanti, ecco, perché magari ce ne sono tanti, ma avendo letto molti dei libri di Dickens, molti libri della Sellerio che avevano delle raccolte natalizie, e insomma comincio a avere veramente un po' di imbarazzo in questo periodo perché comincio a capire che non sono infiniti. È vero anche che, poi tra l'altro, è stato un periodo che avevo letto anche parecchi libri che parlavano di come fare il presepe, tutte queste cose qua. E quindi sostanzialmente un po' di libri li ho letti, però sono riuscita comunque a averne 5 a disposizione quest'anno, quindi direi che è un numero più che buono. Ripeto, questo Natale con delitto ancora non ce l'ho fisicamente, circa 300 pagine comunque. E spero che la coda smaltisca in tempo per il 25 dicembre, cioè spero che verso i 15 del mese prossimo sia bella che finita e io riesca ad avere il libro in mano. Anche perché i 4 libri che io ho qua sono tutti molto brevi e non inizierò subito a leggere questi libri. Penso di farlo intorno al 25-30 del mese e cominciare a leggere proprio i libri natalizi. Allora, il primo che me l'ha consigliato il mio compagno, perché quando gli ho detto Natale, lui sa che a me piacciono molto questo genere di libri, perché Natale per me è un periodo dell'anno che ha sempre una certa magia, nonostante io abbia 30 anni ormai, e quindi mi piace sempre farmi la coccola. È un libro di Dino Buzzati, Il panettone non bastò, appunto sono scritti racconti e fiabe natalizie. E non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro sembra molto spesso, ma in realtà ha 170 pagine, quindi si legge veramente, secondo me, in maniera molto veloce. Ecco, poi abbiamo di Louisa May Alcott, la mamma di Piccole Donne, sostanzialmente racconti di Natale in cui ci sono proprio dentro anche dei capitoli, credo, di Piccole Donne, proprio a tema natalizio. È delizioso, cioè tra l'altro è un'edizione della Garzanti che secondo me è deliziosa, bellissima, con il fiocco di neve tutto su sfondo rosso, è veramente bella. Poi La leggenda della rosa di Natale, se mi sentite togliere delle cose, sono i segnalibri quelli della biblioteca con il nome, il cognome e il codice fiscale. La leggenda della rosa di Natale di Selma Lagerlöf, o come si chiama, e questo è il nome comunque, della Iperborea, che è una casa editrice che io amo. E che però sono abbastanza sfortunata perché ogni volta che prendo ho il sole proprio in fronte, cioè scusate, ma stamattina essendo una bellissima giornata di sole, il sole proprio mi sta un po' accecando. Ecco, ecco, questa è appunto l'edizione di Iperborea di cui vi parlavo, che è bellissima secondo me, ma ripeto, sono un po' sfortunata perché ho letto 3-4 libri e non mi sono piaciuti. Speriamo di essere più fortunati con questa La leggenda della rosa di Natale, che tra l'altro su internet ho visto essere molto molto famoso e io assolutamente non lo conoscevo. E poi l'ultimo, ma non meno importante, è La cena di Natale a tavola con che scarpetta di Patricia Cornwell. Anche questo, tra l'altro, mi sembra proprio un libro un po' datato, nel senso che secondo me è un libro d'edizione proprio vecchiotta, perché c'è ancora, sì, infatti del 98-99, c'è ancora quello che si usava a fare una volta, cioè mettere proprio a piena pagina la foto dell'autrice. E questo è un libro un po' più particolare perché, oltre ad esserci degli episodi di Kay Scarpetta, che come sapete è la protagonista dei gialli di Patricia Cornwell,
appunto ci sono mischiate delle ricette, ma che anche in chiave ironica, quindi è proprio un modo di fare il Natale un po' diverso. E francamente mi incuriosiscono tutti. E credo che inizierò da Dino Buzzati perché è quello che mi scade anche prima. Però veramente, soprattutto queste tre edizioni mi ispirano un sacco. Non che Dino Buzzati, poverino, non mi ispiri perché me ne hanno parlato proprio bene. Io ancora non ho letto niente di suo, però veramente mi ispira comunque leggerlo. Le edizioni dei libri che mi ispirano di più sono queste. Comunque, come vedete, sono tutte letture molto brevi. E perché, questo è il motivo per il quale che ho deciso di prendere poi un quinto libro, perché ho paura che io li legga troppo velocemente. Nel caso in cui mi accorgessi di finire i libri di Natale prima del tempo, cercherò ancora qualcosa, magari di disponibile nelle biblioteche, se non c'è coda e appunto ecco, se riesco. E se no, inserirò qualche altra lettura, ragazzi, che vedevo di. Cioè, io faccio del mio meglio per amalgamare un po' il periodo alternandola ai libri. E si è svegliato adesso il gatto, però non è detto, cioè, nel senso che io riesca. Per quanto riguarda le letture dei più piccoli, vi faccio anche un breve accenno. Domani Dario andrà a ritirare dei libri che sono arrivati alla biblioteca di Gaia di Natale e quindi sono molto molto contenta, cioè nel senso che anche lei è giusto che cominci ad avere un po' una. Tra l'altro anche a lei piace il Natale, lo adora, ha preso proprio da me, anche se la sua bestia preferita poi rimane Halloween, in realtà è molto particolare in questo Gaia, però come vi dicevo anche lei è molto stregata dalla magia di questa festa, poi vabbè, per i bambini secondo me è ancora più magico, quindi presto io poi vi parlerò dei libri che sono arrivati anche a Gaia. Ecco, per il momento è tutto. Voi che cosa leggerete a Natale? Avete già in mente o sul comodino qualche bella lettura pronta? Fatemelo sapere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividete, vi mando un abbraccio. Ciao!